sempre viaggiando con un minuto di ritardo rispetto al campo a pochi chilometri da qui, lo stadio di Modena, Alberto Braglia. I minuti sono invece 13, sempre 0-0 con Orsolini, che però aggancia un lancio da centrocampo, lo stop, lato corto della rigore, Orsolini si accentra e la tira, un gol strepitoso da parte di Riccardo Orsolini, che va a calciare con il sinistro e va a prendere l'angolo più lontano, nonostante il tuffo di Costil. Applausi meritatissimi anche da parte di Thiago Motta. Il Bologna ha sbloccato una partita bloccata con una perla, ovviamente non nuovo a queste giocate, Riccardo Orsolini, che ha stoppato con il destro, è rientrato con il sinistro, ha tirato a girare, a incrociare, a prendere l'angolo più lontano nonostante il tuffo. Costil non ci è arrivato, si è sbloccata la partita del Dallara. Bologna 1, Salernitana 0, il gol di Orsolini dopo 13 minuti. Torniamo a Modena. Non ideale il tocco poi per Ferguson, chiedono uno fuorigioco quelli della Salernitana, che non c'è. Ferguson, il tocco all'indietro ancora per Calafiori, Calafiori per Ferguson, Ferguson ancora tiene il pallone, poi va a servire di prima intenzione per Ebischer, ma i due non si intendono, sbaglia però Basic. Può ripartire ancora la Bologna con Selemekers, Selemekers sta per entrare di rigore, carica al destro, il tiro, gol! Kers, e sono i due esterni messi in campo da Thiago Motta, Orsolini a destra, Selemekers a sinistra, qua forse una deviazione, sta di fatto che l'intervento di Costil è stato assolutamente difficoltoso perché è rimasto fermo, la traiettoria l'ha ingannato, adesso non sappiamo se ci sia stata una deviazione o meno, ma è la gol, è tutto da assegnare a Selemekers, che al 43esimo, mezz'ora dopo Orsolini, ha segnato il gol del 2-0. Bologna 2, Salernitana 0. Torniamo a Modena e mi dai la linea mentre mette il sigillo sulla vittoria della Bologna Lico Giannis per il gol del 3-0. Bella combinazione, il greco calcia di piatto, colpisce la base del palo e si insacca alle spalle di Costil. Sembrava avviata sul 2-0 la partita, ha messo la firma e ha chiuso definitivamente il discorso qualora ce ne fosse bisogno. Kearalampos, Lico Giannis, giocatore greco che riceve gli abbracci di tutti, compreso il portiere Ravaglia, che lascia la sua porta per andare ad abbracciare Lico Giannis. Bologna 3, Salernitana 0, tutto questo al 92esimo minuto, manca un minuto e mezzo alla termine e il Bologna consolida il quarto posto in classifica e avvicina minacciosamente per la Juventus il terzo posto, meno due dai bianconeri, ma torniamo a Modena.